tempo dell'ultimo match di giornata che vede affrontarsi Jekerecka Ibiza, la prima in classifica contro una squadra oggi all'esordio al posto dei No Name di D'Alessandro. Sono l'FC Amsterdam di Fratelli Tancredi. Liotti rischia di perdere il pallone, si riparte dall'altra parte proprio con Tancredi che mette al centro. Liotti, palla al cercare Di Vieri, subiscono fallo. Pronto a battere Ciro Gagliotti questa punizione. Gagliotti mette al centro a cercare Fabio Olivieri, il colpo di testa, la rete di Fabio Olivieri, l'1-0, Jekerecka Ibiza. Il vantaggio dei ragazzi in maglia blu-verde dell'1-0, la firma è del numero 7, il solito bomber Olivieri, che trova la rete del vantaggio. 1-0 Jekerecka Ibiza. Tancredi subisce fallo, guadagna un'ottima punizione da buona distanza. Il pallone è proprio Tancredi. Prende la rincorsa, si stacca Venturini. Tancredi con il destro, che conclusione! Nani si tuffa, non era niente male il destro di Tancredi. Difensore centrale FC Amsterdam, si riparte con Nani verso Alessio Meola, palla al piede, sale il terzino Jekerecka, cerca Gagliardo. Messa laterale Amsterdam con Tancredi, ottima la finta su Sardella, si libera dell'attaccante Jekerecka, ancora Tancredi, serie di finte, appoggia verso il suo compagno di squadra, ragiona ma sbaglia, deve risolvere Mauriello, cercare Venturini che la tiene in campo ma rischia, alla fine guadagna un'ottima rimessa. Rimessa di Mauriello. Venturini parla lunga a cercare costabile la buccia di Nani. Fine, blocca il pallone. Palla dall'altra parte verso Moretti. Ora Moretti insiste nell'azione. Cerca Ciro Gagliotti, palla al piede, ora Gagliotti dall'altra parte, il numero 4 Meola che appoggia verso Gagliardo ma perde il pallone. Parte da Venturini, taglia la porta. Meola la rimessa verso Sardella, mette il fisico, perde il pallone a favore di Costabile, fermato da Venturini. Subito.
batte subito Tancredi, la conclusione da lontano completamente da dimenticare, il destro del difensore centrale FC Amsterdam. Provato un tiro improbabilissimo. Tenani. Dall'altra parte ancora Tancredi, lunga a cercare Costabile, palla lunga, ala, poggia per Moretti, ancora Moretti se ne va sulla corsia mancina, sale Moretti, rientra sul destro, gliela spara sulla gamba Tancredi. Poi rischia Nazzaro di perdere il pallone, uscita avventata la sua, ma alla fine è efficace, lascia il pallone a Tancredi, poggia per il suo compagno di squadra, Livieri gliela strappa in maniera regolare, prova ad andarsene, Livieri la lascia a Sardella, una confusione, interviene Gagliotti a mettere un po' d'ordine, alla fine perde il pallone, si parte un'azione a centrocampo col pallone che finisce a Costabile che non l'aggancia. Parte da Peppe Ala, ragione, cerca dall'altra parte Moretti che oggi sostituisce Antonio Musetta in panchina, lo inquadriamo nelle vesti di mister oggi Antonio Musetta. Gagliotti cerca Livieri, pallone perso, punizione battuta, interviene Tancredi, siamo sull'ultima azione del nostro primo collegamento con Tancredi che riapre dall'altra parte per Mauriello ma non riesce ad agganciare quest'ultimo, pallone per Gagliardo che mette al centro a cercare Sardella, il colpo di testa, la parata e la traversa, anzi non c'è stata deviazione, ci è andato vicinissimo questa volta Dario Sardella alla rete, veramente sfortunato in queste giornate. Chiudiamo qui il nostro collegamento sull'1-0 Ekerek Ibiza, l'ha sbloccata il solito Fabio Livieri, il numero 7, questa volta però con un colpo di testa in centro. Secondo tempo tra Ekerek Ibiza ed FC Amsterdam, risultato parziale di 4-0 per i ragazzi di Capitan Sardella che oggi si è sbloccato, ha trovato finalmente la rete, nell'occasione era quella del 3-0, gli altri tre gol sono stati firmati dal eccezionale giocatore giallo blu, il numero 7 Fabio Livieri, un gol uno più bello dell'altro. Adesso Ekerek controllano la partita, esordio non certamente facilissimo per l'FC Amsterdam contro la prima della classe, comunque non hanno espresso fino a questo momento un gioco disprezzabile, tutt'altro. Si parte adesso da Nani, Ekerek Ibiza tranquilli il risultato che perdono tempo, sostanzialmente fanno scorrere tranquillamente il match con Nani adesso al rinvio a cercare proprio Fabio Livieri, ultimo lo stop a terra, non esce. La rimessa di Venturini verso Tancredi, appoggia di nuovo a Venturini, rinvio lungo verso Costabile anticipato da Peppe Ala, Cattiucci lo favorisce, scivola Gagliardo, interviene Verde, ne viene fermato da Gagliardo. Tancredi dall'altra parte verso il portierone Nazzaro. Nazzaro per Venturini. Rimessa verso Livieri, ancora Moretti, palla al piede a cercare Sardella. Interviene Venturini, palla verso Tancredi, sbaglia l'aggancio ma recupera il pallone, difensore centrale paradossalmente l'uomo più pericoloso dei suoi, lo dimostra anche adesso con una conclusione da lontano che non si spegne, altissima alle spalle di Nani,
Invio di Nani. Olivieri sul pallone, prova a girarsi. Ora Olivieri, la finta su Venturini. Apicella ferma il gioco. Si riparte da Lorenzo Nani. Nani al rinvio con le mani a cercare Gagliardo, stacca Tancredi. Poi il pallone verso Verde, non la tiene in campo, anzi sì. Gagliardo lo ferma, favorisce Meola. Sale Meola, perde il pallone, un po' di confusione a centrocampo. Risolve tutto con Stabile, Tancredi riallarga, anticipato da Moretti che però alza troppo la gamba. Punizione. Segna, ribatte la seconda apicella. Sta battuta troppo indietro con il pallone in movimento. Il pallone sempre Tancredi, pericolosissimo sulle conclusioni dalla distanza. Tancredi batte subito per il suo fratello. La deviazione! C'è forse l'autogol di Moretti. 4-1, accorciano le distanze. L'FC Amsterdam trovano anche la loro prima rete del torneo. Ciro! Ciro! Autogol. È stato l'autogol di Moretti. Confermiamo. Proprio lui, sfortunato nella circostanza, a cercare Mattiucci. Mattiucci poggia intelligentemente proprio per Moretti, rinvio lungo a cercare Gagliardo, stacca di testa Tancredi, adesso galvanizzati dalla rete della bandiera, il FC Amsterdam proveranno a portarsi in avanti alla ricerca quantomeno di un'altra rete. Vediamo se gli Ekereka metteranno segno fine su questa partita. Tancredi appoggia verso Mauriello al centro, verso Verde che si gira. Prende il pallone Verde. Si ripartirà con Lorenzo Nani dopo questa serie di disavventure con il pallone di gioco. Nani lunga a cercare Fabio Olivieri, aggancio perfetto, si gira, subisce un tremendo calcione, ma continua Olivieri, ancora lui, insiste, prova il destro, il palo eccezionale, la sua conclusione. Che calciatore Fabio Olivieri, eccezionale il numero 7, mamma mia. Dopo una serie di falli, di calci subiti, continua a giocare, caccia dal cilindro un destro che sta facendo tremare ancora il palo. Nazzaro immobile su quella conclusione. Adesso l'FC Amsterdam ci prova con Mauriello. Fine ala, risolve in qualche modo, palla per Costabile, il destro vola Nani, salvare i suoi. Seguiamo quest'ultima azione prima di chiudere il nostro collegamento. Partita sul 4-1. Sul pallone Mauriello, pronto a battere il calcio d'angolo. Va lui al centro a cercare Tancredi, stacca di testa. Pallone fuori. Chiudiamo qui il nostro collegamento.
Bellissima questa partita, quest'ultimo match in giornata con gli Ekerek sul risultato di 4-1, ricordiamo le reti di Olivieri per tre volte, Sardella e dall'altra parte l'autorete di Moretti. Siamo con Fabio Olivieri, il migliore in campo nel match dominato dagli Ekerek e Ibiza per 6-1. Fabio, ormai le parole positive da spendere per te sono finite. Fate provare a qualcun altro, non so neanche io cosa dire. No, no, posso fare solo una domanda? All'ultimo gol l'hai preso? No, è una domanda. Scherziamo, no, no. Prima facevamo la moviola perché ho fatto un bugger, ma l'arbitro dormiva. Faccio attenzione! No, gliel'ho detto, l'ho messo. Faccio gli esimi complimenti alla squadra. Ci piace questa sportività. Ma quando? Perché non è? Perché è umile. Andiamo in classifica. Più sei. Ma già ti diciamo perché stavamo prossimo. Vabbè, voglio segnalare solo che l'unico gol che ha fatto la squadra avversaria ve lo siete fatti da soli. Bravi.